Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. La domenica arriva il video speciale, fatto solo ed esclusivamente se ci sono novità o patch o live dei titoli che seguiamo. Quindi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulla nostra galassia. Gentili donzelle e donzelli anche, siamo tornati su Anthem per l'aggiornamento 1.6.0 della marea invernale. È plausibile che chi segue ancora, credo pochissimi, questo titolo avrà scoperto che c'è questo nuovo bellissimo evento e probabilmente non ha capito tutto quello che è stato inserito, perché sono state inserite svariate cose e queste svariate cose non sono state spiegate come al solito per un cazzo. Quindi cercherò di essere il più veloce possibile e spiegarvi come funziona tutto, soprattutto il drop, o meglio il crafting dei leggendari. Ebbene, nella 1.6.0, a parte saranno una cinquantina di bug risolti dalla patch precedente, sperando che ovviamente non vadano ad inserirne degli altri, ma è sicuro, perché normalmente quando sistemi qualcosa si rompe qualcos'altro e questo gioco è veramente fatto così. Ebbene, la marea invernale non è altro che un evento creato su Anthem, ed è l'evento invernale, cioè su praticamente tutti i giochi, e non vedo perché su Anthem non dovrebbe esserci. Ebbene, sono state inserite delle roccaforti stagionali a tema, quindi ogni settimana ci sarà una roccaforte stagionale che sarà correlata da una classifica dedicata, e ovviamente all'interno della roccaforte ci saranno degli eventi a parte, oltre alla roccaforte, che bisognerà fare per ottenere i Guardian Token, o meglio i cristalli dei guardiani, i token dei guardiani, chiamateli un po' come volete, che ci servono per il crafting poi del leggendario. Sono stati inseriti inoltre nel gioco libero questo, le prove a tempo in gioco libero, quindi le prove a tempo molto semplicemente sono delle gare di abilità di volo e navigazione con lo strale. Quindi troverete delle piattaforme in cui potrete cimentarvi in queste prove, carine, molto carine, soprattutto se giocate in team e quindi ci si ostacola a vicenda o comunque si cerca di arrivare prima dell'altro. C'è un nuovo evento globale leggendario, che è la raccolta di refrigerante della marea invernale, che bisogna praticamente aiutare gli arcanisti a recuperare del refrigerante e ovviamente uccidere tutti i fuorilegge che cercano di sottrarcelo. Ci sono nuove sfide per gli elementi cosmetici nuovi, ovviamente, quindi nuovi set di corazze, coperture, vinili, eccetera eccetera, e chiaramente sono anche stati inseriti degli oggetti collezionabili nascosti, nuovi Cortex e soprattutto la modifica ai drop dei leggendari, che adesso andiamo subito a vedere. Per prima cosa, i leggendari in Gran Maestro 3 avranno tutti un punteggio assetto di più 5, quindi ovviamente tutti i drop leggendari nel GM3 saranno migliori di quelli droppati in GM2 e in GM1. Quindi se avete uno strale decente, e so che andare in GM3 è uno sbattimento, ma cercate almeno di andare il più alto possibile, perché realmente in GM3 i leggendari sono nettamente migliori. Ma quello che ci interessa a noi è come cavolo si craftano i leggendari, perché non è molto semplice, o meglio, bisogna fare determinate cose per poter arrivare a droppare i leggendari. Andiamolo a vedere. Innanzitutto bisogna prendere i Guardian Token, come ho detto all'inizio, potete andare a vedere nelle daily che c'è, ci sarà sempre anche nelle settimanali ce ne sono tre, nelle daily una, delle missioni che vi danno un cristallo giallo. Quel cristallo giallo sono i Guardian Token, che vi servono per scambiarli nel gioco libero con dei leggendari. Ovviamente questi scambi devono essere fatti nelle quattro tombe che avete scoperto all'inizio del gioco, che facevano parte della storia, e queste quattro tombe finalmente servono a qualcosa. In pratica noi, ogni volta che dropperemo un Guardian Token nelle diverse sfide giornaliere, potremo andare a scambiarlo all'interno di una di queste quattro tombe per poter droppare un leggendario sicuro. Leggendari che però ovviamente devono essere scambiati non soltanto con i Guardian Token, ma anche con i pezzi comuni, non comuni, rari e epici, per all'interno che noi droppiamo normalmente all'interno del gioco, che sfruttiamo distruggendo i vari pezzi.
nonché anche di cristalli, nonché di un po' di roba che noi ovviamente abbiamo tutto, perché chiaramente ne avremo droppati 500 milioni, ma andando poi a scambiare questi determinati oggetti all'interno delle tombe, noi andremo a prendere determinati leggendari. Quindi cosa vuol dire? Che ogni tomba dropperà un leggendario apposito. Adesso le andiamo subito a vedere. Nella tomba di Artinia si potranno droppare i leggendari per le armi. Per quanto riguarda la tomba di Carif, l'equipaggiamento sarà leggendario, quindi si dropperanno i leggendari per l'equipaggiamento. Nella tomba di Venia si dropperà l'equipaggiamento leggendario per le armi da mischia e i componenti specifici per lo strale. Mentre per la tomba di Ganis si andrà a droppare ovviamente l'equipaggiamento di supporto e i componenti universali. Chiaramente per quanto riguarda lo scambio di queste cose, vi conviene ovviamente sempre scambiare i comuni e i non comuni, quindi gli oggetti verdi e blu, che noi ne avremo a quantità industriali dietro. Anche quelli viola vanno bene, scambiare gli oggetti epici, quindi quelli arancioni, per andare a prendere sul leggendario, secondo me non ne vale la pena. Quindi una volta che voi avete preso questo Guardian Token, sarete arrivati alle tombe scelte che vi ho appena detto, per, che ne so io, droppare l'equipaggiamento leggendario, quindi andrete alla tomba di Carif, e scambierete questi oggetti per un drop leggendario, il drop leggendario vi verrà dato, voi dovrete uscire dal gioco libero e a quel punto vi verrà mostrato che cosa vi è stato dato. Bene, questo è secondo me un ottimo upgrade, o meglio, è un buon upgrade per mantenere la gente nel gioco, per il semplice fatto che bisognerà farmare per poter finalmente avere dei drop seri leggendari all'interno di questo titolo. Che dire, è un buon aggiornamento? Sì, è un evento carino, molto, perché ne ho giocati parecchi, è veramente carino questo qua all'interno del gioco libero. Le stagionali, è sempre una stagionale, quindi finito probabilmente dopo la Befana verrà tolto, e devo dire che Anthem anche in questo caso si aggiorna di poco e si aggiorna in meglio. Sembra che BioWare stia veramente centellinando gli aggiornamenti, e spero vivamente che questo centellinare sia dovuto al fatto che stanno pensando ad Anthem Next, quindi a una rivoluzione, come è stato per Destiny, come è stato per Destiny 2, dell'intero gioco, per far veramente tornare indietro tutti i giocatori che Anthem ha perso. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione, e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.